Oggi a Oteos parliamo di uno sport che, grazie alla sua energia, sta riscuotendo un notevole successo in tutto il mondo. Un adrenalinico mix di snowboard e sci nautico. Il wakeboard. Il wakeboard nasce a metà degli anni 80 in California, dall'impossibilità dei surfers locali di potersi allenare o gareggiare in giornate prive di onde. Decisero così di salire sulla loro tavola, aggrapparsi a una barca tramite una corda e sfruttare le onde che si creavano dall'imbarcazione per eseguire salti e acrobazie. Nasce così il boat wakeboard. Il boat wakeboard è la prima delle due varianti di wakeboard di cui parleremo oggi. La caratteristica principale è l'utilizzo di un'apposita barca, modificata per rendere possibile l'aggancio del rider a una serie di supporti metallici tubolari. Questo sistema viene detto tower. Il tower rende possibile alzare il punto di ancoraggio della corda rispetto al livello del mare, donando così maggiore possibilità di movimento e di virata da parte dell'atleta. Il boat wakeboard raggiunge il suo apice negli anni 90 grazie alle prime competizioni ufficiali e ai primi Wakeboard World Championship. Si creano così le prime figure di spicco nel panorama competitivo. Darren Shapiro viene ricordato come il rider di maggior successo nella storia di questo sport, il primo ad aver atterrato il primo double flip in assoluto su una tavola da wakeboard. Grazie ai suoi trick e alle sue imprese, Shapiro diventa così il ponte tra il wakeboard classico e quello moderno. E grazie a lui, se oggi possiamo considerare il wakeboard come uno degli sport in maggior crescita in tutto il mondo. Il boat wakeboard però risulta economicamente impegnativo, in particolar modo per gli atleti europei. Il costo del carburante per una barca attrezzata per questa disciplina si aggirava intorno ai 3-4 euro al minuto e questo lo rendeva difficilmente accessibile a chi voleva avvicinarsi per la prima volta a questo sport. Dalla necessità di ridurre i costi nasce la variante che porterà al successo del wakeboard moderno, il cable wakeboard. Sfruttando gli impianti utilizzati nello sci nautico, nel 1961 il tedesco Bruno Rixen crea il primo ski lift simultaneo ininterrotto. Questo tipo di impianto utilizza 5 o 6 tralicci disposti in forma circolare lungo il perimetro dei laghi artificiali per creare un sistema di cavi, carrucole, bilancini e motori che trascinano il rider in una sorta di circuito ad anello nel quale potranno essere eseguiti trick ed evoluzioni a proprio piacimento. Gli impianti da cable wakeboard si dividono genericamente in due categorie, gli one-on-one e i full-size. Gli impianti one-on-one vengono utilizzati esclusivamente per i ragazzi alle prime armi. Offrono un sistema di aggancio singolo che trasporta i rider in un percorso in linea retta avanti e indietro. Questo sistema garantisce maggior sicurezza in caso di caduta. Gli impianti full-size invece rappresentano il vero spirito adrenalinico del wakeboard. L'impianto sfrutta 6 tralicci di altezza variabile tra i 10 e i 12 metri per creare un vero e proprio circuito circolare in cui i riders, agganciati tramite i carriers, ganci, a distanze fisse tra di loro, sfrutteranno i vari ostacoli presenti in acqua per lanciarsi in evoluzioni. Mi chiamo Massimiliano Piffaretti, sono un professionista di wakeboard, ho 27 anni e sono di Sala Comacina, un piccolo paese sul lago di Como. Ho iniziato a fare questo sport quando avevo 8 anni e mi sono innamorato subito. E adesso mi ha portato fino in America nel circuito internazionale. E sono contentissimo, un sogno che si è avverato fin da quando ero piccolo. Ciao, mi chiamo Stefano Comollo, ho 16 anni e sono un atleta di wakeboard. Io ho iniziato a fare questo sport da piccolo, avevo circa 4 anni. Grazie a mio papà che aveva già la scuola di wakeboard a Viverone e mi sono avvicinato piano piano a questo sport fin da piccolo. Allora, il mio sport è praticamente un mix tra snowboard e skateboard sull'acqua. C'è il boat wakeboarding, che praticamente sei trascinato da una barca. Poi c'è il cable wakeboarding, che praticamente è come lo slopestyle di snowboard trascinato da uno ski lift praticamente. E poi c'è questo nuovo sport, questa nuova maniera di praticare il wakeboard che è winching. E praticamente abbiamo questi viricelli che ci tirano, quindi hai a disposizione solo un tiro, tu ti srotoli la corda e ti tira. E cerchiamo di fare wakeboard negli spot più riconoscibili, tipo fontane, laghetti magari con dei muretti,
mettiamo delle rampe anche in acqua ed è una bella cosa perché comunque porti il wakeboard sotto gli occhi delle persone. Allora, cioè, le differenze principali sono che nella barca si usa appunto, si sfruttano le onde create dal motoscafo per eseguire delle evoluzioni, mentre nel cable si usano delle strutture simili a quelli che ci sono in montagna nel Luna Park, quindi salti o rail fatti di plastica. E, io personalmente cioè, mi diverto di più a far barca perché l'ho sempre fatto, ho sempre fatto più barca e faccio gare la maggior parte di barca, però allo stesso tempo il cable mi diverte molto e lo faccio diciamo come passatempo. Allora, io categorizzerei il boat wakeboarding come l'halfpipe nello snowboard, perché comunque devi saltare da un'onda all'altra e devi cercare di atterrare nella transizione dell'onda, quindi è molto, molto tecnico, molto particolare. Invece il cable wakeboarding più come uno slopestyle, c'è già una struttura, ci sono dei salti, dei rail che devi fare. E secondo me sono tutti e due molto divertenti, io ho sempre cercato di fare tutti e due, perché veramente io amo fare wakeboard e voglio essere praticamente un all around wakeboarder, vuol dire che faccio tutto. Oltre all'impianto, l'altro elemento fondamentale nel wakeboard è l'attrezzatura. Il rider deve sempre essere equipaggiato di caschi esteticamente simili a quelli da snowboard, ma appositamente studiati per evitare il riempimento d'acqua. Giubbotti salvagente leggermente più lunghi rispetto a quelli utilizzati nel kitesurf per proteggere maggiormente le costole dell'atleta. Tavole di forma rettangolare, dagli spigoli smussati e tendenzialmente sottili, in legno o riempite di foam. Stivali stile snowboard, compatibili con l'attacco presente sulla tavola per impedire che scivoli via dai piedi del rider. Allora, questa è una tavola da cable, è molto più liscia sotto perché permette di scivolare sulle strutture. Anche i materiali sono diversi, queste sono fatte diciamo un filino più pesanti, mentre quelle da barca, quelle nuove, sono fatte in carbonio, quelle che usano i professionisti, e sono molto più leggere. Hanno anche delle linee d'acqua che permettono di andare molto più veloci sull'acqua rispetto che al cable, mentre gli scarponi sono diciamo quasi simili, forse quelli da cable sono un po' più morbidi e alcuni come questi hanno la scarpetta per quando si cade nei cable, quelli full size, che dove si gira per camminare. L'evoluzione dell'attrezzatura è stata un cambio incredibile. Io sono nel mio quinto Pro Model e praticamente sono 5 anni che disegno la mia tavola personale con Ronix Wakeboards. E guarda, se devo essere onesto, Ronix è una delle compagnie che sta cambiando il mondo del wakeboard. Cioè, queste tavole sono diventate veramente super leggere. I profili sono cambiati moltissimo e anche il sotto della tavola. Adesso qua non ho una pinnetta perché questa qua era una delle tavole che avevo in garage, però anche le pinne sono rimovibili. Ai tempi erano molded in, praticamente erano fatte con la struttura della tavola. Adesso le puoi togliere e cambiare in caso che qualcuna si rompe, ma veramente stanno cambiando il mondo del wakeboard. Ed è molto bello seguire anche il processo di lavorare su una tavola, fare uno shape, lavorare con queste persone che veramente vogliono il meglio dal loro prodotto. Quindi è stata veramente una grandissima opportunità e come già dicevo è il quinto anno di fila che ho il mio Pro Model con Ronis e spero di continuare. Dal punto di vista competitivo, durante le gare di boat wakeboard, il rider ha a sua disposizione 2 giri completi del circuito che dovrà seguire la barca, durante i quali eseguirà un numero variabile di tricks in base al tipo di competizione a cui sta partecipando. In caso di caduta, l'atleta sarà ripescato e gli sarà data la possibilità di eseguire nuovamente la manovra fallita, valutando però una penale al termine della prova. Le competizioni di cable wakeboard consistono invece in un giro completo dell'impianto, nel quale l'atleta dovrà eseguire un numero uguale di feature tricks e air tricks. Il turno del partecipante si interrompe in caso di caduta e starà alla giuria valutare le acrobazie riuscite in base al grado di difficoltà tecnica, esecuzione e stile. No, allora il giudizio viene esclusivamente dalla barca, che ci sono i giudici sopra,
e usano tre criteri, ampiezza, intensità ed esecuzione, che, dove loro danno un voto per ognuno di questi. E, però non ci sono, come ad esempio nello sci nautico, dei punteggi specifici ogni figura. Le nostre gare praticamente si sviluppano così. Ci sono due passaggi, ci sono due boe. Praticamente tu hai 4 o 5 manovre in base al regolamento della gara, in base, cioè cambiano. Ci abbiamo due federazioni diverse, cioè IWWF e WWE. Hai praticamente 4 trick all'andata e 4 trick al ritorno, e poi c'è una boa di 3/4. Se cadi dopo la boa di 3/4 non vieni recuperato. Hai due cadute, alla prima caduta ti recuperano, alla seconda non ti recuperano. I giudici giudicano su in base a quanto grosso vai e quanto alto vai, la pulizia dei tuoi trick e l'esecuzione. E quindi diciamo che è un bel mix. Certe federazioni invece fanno 5 trick a disposizione all'andata, 5 trip a disposizione al ritorno. E invece in certe altre gare ti dicono sei libero di fare quello che vuoi, quindi c'hai praticamente questi 360 metri e in questi metri puoi mettere più trip possibili che puoi, sta a te in base se sei veloce o no. A livello internazionale il wakeboard è uno sport in ascesa. Negli ultimi anni ha riscosso un enorme successo, sia come numero di atleti praticanti, che come spettatori che lo seguono da casa dalla propria televisione. Essendo un osservato speciale per le prossime Olimpiadi, il wakeboard si può dire con certezza sia l'emblema dello sport estremo ed adrenalinico moderno per eccellenza. Io penso che, diciamo che sto lavorando un po' su tutto, su un pacchetto completo, però la mia parte forte del wakeboard, di quello che faccio, è sempre stata la mia creatività, cercare di trovare nuovi modi per fare trick e farli vedere belli, grebbare la tavola, che vuol dire quando si fanno le manovre mettere la mano sulla tavola e tirare i trick per farli sembrare molto più belli e molto più facili. Ed è la roba più importante per me, e sta cambiando un sacco il mondo del wakeboard, perché non basta mettere un 180 in più o un 360 in più su un trick, ma anche i giudici stanno iniziando a capire che grebbare la tavola è super importante, e far vedere queste manovre belle e facili è la roba più strepitosa e più difficile. Quindi diciamo che quella è sempre stata la mia parte forte, la mia creatività. Invece magari cercare di fare doppi to blind, diciamo che non è il mio forte, non è quello che mi piace di wakeboard. Io sì, so fare i doppi, sono stato uno dei primi a farli anche, però cioè, secondo me è più far sembrare lo sport bello e stiloso, non aggiungere solo un 180 in più nelle tue manovre. Fondendo surf, sci nautico, skateboard e snowboard, sta facendo breccia tra decine di migliaia di nuovi appassionati ogni anno e non sembra voler rallentare.